Ad alcuni chilometri da Foggia, lungo la strada statale che porta a Bari, è ben visibile la vasta e fitta boscaglia di querce, su una delle quali, intorno al 1100, la Vergine Maria sarebbe apparsa ad un umile pastore di pecore. In prossimità del luogo dove si è verificato l'evento, come per un collaterale miracolo di alacrità, è sorto uno dei più frequentati e venerati santuari della Capitanata, che, unitamente a quello di Monte Sant'Angelo sul promontorio del Gargano, dedicato a San Michele Arcangelo, è ormai una ininterrotta meta di pellegrinaggio e di devozione religiosa. Tra le più suggestive e radicate manifestazioni dedicate dal popolo al culto della Madonna, detta dell'Incoronata, fa notevolmente spicco quella che annualmente si svolge l'ultimo venerdì di aprile, in ricorrenza della vigilia della festa dell'Apparizione, che la tradizione popolare chiama abitualmente la Cavalcata degli Angeli. Con l'intento di onorare la sacra icona e con l'appassionato desiderio di cimentarsi in un confronto per l'originalità degli addobbi e per la peculiarità della scenografia che li accompagna, alcuni gruppi di fedeli allestiscono carri agricoli che un tempo erano trainati da buoi o da cavalli ed oggi, in obbedienza alla evoluzione tecnologica e industriale, dai meno poetici e più rumorosi trattori gommati, i quali hanno definitivamente sostituito tutti gli altri animali nei secolari lavori dei campi. Essi provengono con rispettata puntualità da vari paesi della Puglia e della vicina Basilicata: Minervino Murge, Palazzo San Gervasio, Castelluccio Valmaggiore, Sant'Agata di Puglia, Ordona, Tricarico, San Giovanni Rotondo, il paese legato alla mistica figura di Padre Pio da Pietrelcina. Gara di cattivante entusiasmo e di sincero slancio popolare che infervorano e galvanizzano gli animi, già giorni e giorni prima del grande appuntamento, le schiere dei partecipanti confluiscono sull'enorme piazzale antistante il santuario, circondato da porticati e da bassi edifici, dove i pellegrini possono trovare momentanea sistemazione e dove gli immancabili venditori di souvenir offrono una miriade di oggetti diversi destinati a ravvivare la memoria dell'evento ed a perpetuarne il ricordo di generazione in generazione. L'esibizione dei carri, al cospetto di una folla eterogenea e festante che leva inni e preghiere radicate nei cuori da secoli, si concretizza in tre giri rituali a mo' di sacra rappresentazione, in cui ogni paese convenuto con i propri rappresentanti sfoggia tutte le risorse di cui dispone per colpire la fantasia dei presenti e per rendere partecipe omaggio alla Vergine con la trasparenza di una fede profonda cui fa riscontro una profusione di fiori e di riproduzioni, il più delle volte rustiche e caratterizzate da certo spirito naïf, ispirate alla più arcaica, ma non per questo meno suggestiva, tradizione locale. Questo cimento, all'insegna di un rito ormai consolidato, sembra tuttavia di fondazione non molto remota, ed ogni paese partecipante si attribuisce il merito della paternità di quella drammatizzazione folclorica ispirata al miracolo religioso. Drammatizzazione voluta dai padri del santuario, con l'inevitabile accentuazione della rivalità tra i gruppi intervenuti, i quali aspirano orgogliosamente e comprensibilmente al riconoscimento ufficiale per il carro migliore. Viva Maria, Maria sempre viva.
i carri compaiono unitamente ai simboli più particolareggiati, evocanti la straordinarietà, l'eccezionalità dell'accadimento, bambini di ambo i sessi, con costumi curati ed appariscenti, che danno alla vivace rassegna la citata denominazione di cavalcata degli angeli. E come angeli di purezza, essi accompagnano con il loro innocente candore le immagini dolci e materne della Madonna Nera, del Cristo crocifisso sulla croce, dell'Arcangelo Michele nel gesto di scacciare e di schiacciare Satana, colpendolo a morte con la sua spada sguainata, come è tramandato nella leggenda che si perpetua nel santuario di Monte Sant'Angelo a lui dedicato, del ricco feudatario del luogo, sede dell'apparizione, e dell'umile pastore Straccia K, la cui figura ha finito per prevalere in importanza su quella del nobile signore del contado, qui effigiato negli abbigliamenti del cacciatore. Sovente, per completare gli addobbi, ci si serve di qualcuno dei tanti alberi della fitta foresta che contorna il santuario, ben visibile in quella silenziosa pianura del tavoliere con il suo grumo di case pullulanti ininterrottamente di fedeli e di pellegrini. Ma nulla in quel luogo è più suggestivo della festa dedicata all'ultimo venerdì di aprile, quando i campi verdeggiano nell'opulenza di spighe che di lì a qualche mese ormai mature si trasformeranno in bionde, mobili masse di grano ondeggianti alla brezza del vento. Alla gioia festosa dei bimbi, attratti dallo spettacolo e dalla allettante profluvie di giocattoli e di lecornie varie, fa da controcanto l'accorato intrecciarsi di preghiere dei più anziani, i quali si ritrovano sincronicamente affiatati nell'elevazione di canti e di lodi alla Vergine, canti e lodi tipicamente legati alle costumanze e agli usi che ogni paese, con sfumature diverse e talvolta impercettibili, vanta come inalienabile conquista nel proprio bagaglio di tradizioni sacre e religiose. E se in questa singolare, inconfondibile quanto originale tenzone dalle mille voci e dai mille colori i paesi chiamati a misurarsi sono quelli citati poc'anzi, non bisogna dimenticare che anche da altri minori centri pugliesi, soprattutto della Daunia, nei mesi della bella stagione convergono a piedi, in pullman, con mezzi propri o di fortuna, migliaia e migliaia di fedeli provenienti da Lucera, da Troia, da Casalnuovo Monterotaro, da Pietra Montecorvino, da Motta, da Volturara, da Apricena, da Torre Maggiore, da San Severo, da Cerignola e da tante altre località del Subappennino, del Gargano e del Tavoliere. La cerimonia di gratificazione alla Madonna, che al santuario dell'Incoronata raggiunge indubbiamente la sua più appariscente e coreografica estrinsecazione, trova in tutti i paesi suddetti la sua equivalente festività con il tipico rito processionale e devozionale durante il quale la Vergine dell'Incoronata è vista come la privilegiata propiziatrice di quell'imminente raccolto che da sempre è stato il polo principale degli interessi delle popolazioni locali. Mito e rito, preghiera e speranza, fede ed evasione ottengono in queste manifestazioni la loro naturale giustificazione, non senza una continuità di consuetudini millenarie confluite nell'alveo di una religiosità che né il progresso, né l'industrializzazione, né la seduzione del materialismo sono riusciti minimamente a scalfire. Si comprende facilmente come nelle rustiche e proprio per questo genuine esibizioni dei carri sul piazzale del santuario dell'Incoronata facciano la loro motivata presenza alcuni simboli, tra cui quello della lampada votiva,
un tempo alimentata dalla purezza dell'olio delle olive di Puglia ed ora dalle più pratiche e maneggevoli batterie a pile. La fantasia di coloro che curano il meticoloso addobbo dei carri, sicuramente degli specialisti che preventivamente si muniscono di quintali di fiori, si rendono più agevole e funzionale il lavoro con sostegni improvvisati e con bizzarre carpenterie decorative destinate ad attirare il più possibile l'attenzione degli astanti, ha innegabilmente una carica di entusiastica imprevedibilità. La loro stessa alacre opera di preparazione deve rimanere celata a tutti fino al giorno del grande confronto, se si vuole puntare sull'effetto sorpresa con probabilità di successo. Ecco perché gli ultimi accorgimenti, gli ultimi ritocchi, magari le ultime varianti al progetto iniziale, vengono effettuati nel breve tempo che precede la sfilata, durante la quale non viene tralasciato nulla che possa guadagnare il plauso, suscitare il consenso e la simpatia, nonché assicurare il tanto ambito riconoscimento della vittoria sugli altri carri, che da anni e anni si presentano per quella pacifica e non di meno esaltante sfida. Si tratta sicuramente di un momento di grande partecipazione corale, con incitamenti, urla, consigli, suggerimenti, stimoli, invocazioni, dove lo slancio passionale raggiunge esiti di evidente e tangibile commozione, in grado di rendere visibili le lacrime di una gioia che è tanto più ammirevole quanto più scaturita da un atteggiamento di soddisfazione attesa con ansia per mesi e mesi. Spettacolo concluso, perché di uno spettacolo sui generis nonostante tutto si tratta, all'insegna di una fede che l'usura del tempo non ha incrinato, si riprende la via del ritorno. E costeggiando i campi popolati di alberi gravidi di verde, nel rigoglio degli afrori primaverili, ci si avvia lentamente verso le proprie case, le proprie contrade, verso le abitudini e le fatiche di sempre, con l'animo pieno di un rinnovato fervore e con la speranza in un domani che, sebbene insidiato dagli inevitabili sacrifici e dalle millenarie privazioni, si presenta più roseo e più rassicurante all'orizzonte, mentre i canti e le preghiere echeggiano ancora tra le querce del bosco sacro e tra gli ulivi forieri di una pace interiore, sia pure momentaneamente, parzialmente, illusoriamente ritrovata. Alle grazie te e dispensa tu cele stessa iera i tuoi sì, il sempre pensa e nasco voglia lei.